Benvenuti in un nuovo video, ebbene sì, oggi è un altro video sui snack, cioè che assaggiamo un po' le novità. Sinceramente a me questa tipologia di video mi piace tantissimo, fatemi sapere se anche a voi piace, che io così ovviamente io continuerò sempre a farla. Ho acquistato, che ha visto comunque anche l'unboxing o il supplemento, ho acquistato dei nuovi biscotti, oltre a quelli lì vegan, che non so se questo video uscirà prima o dopo. Ho acquistato anche questi qui, oh. Sono un bel po' di biscottini. Allora, questi qua ovviamente sono sempre le Loris, sono proteici e sono dei protein cookies, infatti gusto cioccolato. Questi sarebbero io fake Oreo. Infatti, ho preso anche gli originali così e li confrontiamo un po', come ho fatto un po' con i biscotti della Prozis. Che l'abbiamo comparati con quelli lì originali, però io stavolta, perché raga, io devo iniziare da loro, che sono questi qui alla vaniglia, protein cookies, e ovviamente all'inizio volevo confrontarli con quelli lì tipo della Doreo, però girando un po' i miei occhi sono caduti su di loro, cioè gli Oreo Doreo alla vaniglia. Eccoli qui. E quindi io penso che siano la vaniglia, penso proprio di sì, oh. Non mi voglio sbagliare, però sì, raga, penso di sì, oh. Comunque con questi qui, oh, che poi vedendoli ci somigliano anche un po'. Quindi iniziamo da loro. Ovviamente vi lascio anche i valori nutrizionali. Non voglio rompere la confezione. Non l'ho neanche detto. Madò, no raga, sa proprio di, no raga, sembrano gli Oreo, ve lo giuro, che buon profumo. Allora, si presentano così, io non le riesco a tirare fuori, eccoli qui, cioè sono bellissimi, eccoli, assaggiamo. Questo qui bello pieno. No, raga, guardate qui quanto sono belli. Belli doppi, devo dire la verità. Un po' duri. Forse sono un po' troppo croccanti, però dentro sono morbidi. Però posso dire che sono molto molto buoni. Si sente la vaniglia anche se fuori il biscotto. Un bel po' croccante, non è tanto friabile, posso dire che come biscotti proteici sono davvero molto molto buoni. Io ovviamente bevo e andiamo con il confronto con gli originali. Qui gli originali ovviamente saranno completamente diversi. Cioè, raga, l'odore si somiglia, lo giuro. A dimensione siamo lì, solo che io questi sono molto più sottili. Già è molto più friabile. Ovviamente sono buonissimi. Io tra i due preferisco questi invece di proprio il classico Oreo originale a cioccolato fuori. Io preferisco questi qui Doreo. Indubbiamente sono buonissimi, si sente molto di più lo zucchero, però raga, sinceramente io tra i due, cioè raga, non posso dire chi preferisco perché sono molto diversi, però vi do un voto, però raga ci somigliano, profumo soprattutto l'odore ci somiglia tantissimo. Allora, questi qui a vaniglia gli do un bel 8.
anche 7,5, un bel 7,5, sì, io sinceramente, sicuramente io questi qui a colazione, due, li mangerò, oppure di solito il pomeriggio vicino al caffè, sicuro, andranno via come il pane. Eccoli qui, sono molto buoni, e invece a loro gli do un bel 7, perché comunque, sì, ok, però sono un po' conosciuti da tutti, invece questi qui hanno quel mezzo voto in più, per comunque la particolarità e comunque la novità. Sono molto molto buoni, non posso dire niente. Fortunatamente mi sono piaciuti e quindi non ho buttato 7 euro e passa nella spazzatura. Sono molto buoni. È vero, forse il prezzo è un po' troppo elevato, però contando anche il fatto, pensate che quelli di Prozis su 4 biscotti costano sui 2 euro e qualcosa, questi 5 euro in più, però comunque ne sono molti di più, sono 24 biscotti, quindi ci stanno. Allora, quindi andiamo con gli ultimi, che sono questi qui, classici cookies fake, cioccolato e vaniglia, sì, oh. Allora, comunque rispecchia tantissimo il profumo degli originali, cioè guardate però quanto sono belli, sono bellissimi, eccoli qui, poi sono belli doppi e sono comunque super farciti. Questo è molto più morbido, tra virgolette, e più friabile. Questi mi piacciono ancora di più di quelli, ve lo giuro. Sono buonissimi. Un altro di questo me lo mangio, sono scioccata, mi piacciono molto di più. Mi piacciono di più, perché hanno comunque quel distacco di sapore, cioè tra il cioccolato e proprio il vaniglia al latte dentro, buoni buoni buoni. Ovviamente vanno confrontati con gli originali, ho preso proprio la confezione così, dove si aprono, ma perché ho un problema con le confezioni, ma solo io, vabbè. Questi sono mini pacchettini, cioè io mi vado in difficoltà perché io non so quali consigliarvi, sono buoni entrambi. Ma già qua Oreo classico, molto più sottile, un po' tirchi. Ci devo pensare un po' su, nel frattempo ci bevo sopra. Allora ragazzi, sono arrivata alla conclusione finale. Allora, iniziamo un po' prima dagli originali proprio. Allora, sinceramente tra gli Oreo classici e gli Oreo Gold, io preferisco gli Oreo Gold. Gli Oreo normali a me non mi dicono niente di che, sono buoni, buonissimi, ma preferisco come gusto i gold, sono un po' più delicati. Sì, Giulia, ma il succo del video sono quelli proteici, vero? Però purtroppo non posso dirvi prendete questi oppure no, prendete questi. Io vi dico,
Se avete la possibilità, prendeteli entrambi, ma per il semplice motivo che sono veramente molto molto buoni entrambi, cioè ognuno di loro ha una sua particolarità. Tipo per esempio, iniziamo proprio dal biscotto in sé. Proprio dalla consistenza del biscotto, questi qui a vaniglia sono un po', si presentano un po' più duri, invece questi altri qui a cioccolato sono un po' più friabili. E già questa è una prima differenza. A gusto proprio, quelli al vaniglia sono un po' più delicati, quindi sentite un po' di più la vaniglia, in sé per sé il biscotto è proprio delicato. Invece, questo qua a cioccolato si sente proprio cioccolato, crema al latte, crema a vaniglia. Non so se dentro è presente una crema al latte o una crema a vaniglia, non si capisce tanto, però una delle due. Quindi io vi dico una cosa, se siete un po' come me, sì, io quale preferisco? Tra due io preferisco chocolate, sincera, proprio per la consistenza del biscotto, però vi dico anche che anche vaniglia è buono. Io ce l'ho tutte e due, quindi una volta mangio vaniglia e una volta mangio cioccolato. È un po' difficile decretare comunque il vincitore, quindi io vi dico una cosa: se non amate particolarmente la cioccolata e volete qualcosa di naturale, andate per vaniglia. Quindi prendete questi qui, oh, che sono molto molto buoni. Invece, se siete come me un po', mi piace sia quello che mi piace quell'altro, prendete quelli là a cioccolato, perché sinceramente meritano e secondo me anche con latte caldo oppure tipo che ne so, una tisana, buonissimi, adoro. E quindi niente, scusatemi un po' questa mia confusione, ma sono andata anche io un po' in panico perché sono molto molto particolari entrambi. Fortunatamente devo dire, ho fatto bene a prenderli tutti e due. Quindi vediamo un po', appena finisco quali riacquisterò. Quindi adesso li proverò un po' più spesso e vediamo un po' alla fine. Lo scoprirete sempre nei prodotti finiti. E quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come ben sapete, io avete il mio codice sconto sul supplement. Ogni mia recensione, sinceramente, lo sapete, è legata alla sincerità. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Mi raccomando, fatemi sapere voi cosa avete messo nel carrello.